Con questa proposta di legge vogliamo tutelare e promuovere il lavoro autonomo, in particolare i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, titolari di partita IVA, e gli artigiani e commercianti. Vogliamo insomma colmare un vuoto normativo. Purtroppo in Italia essere professionisti a partita IVA è un percorso ad ostacoli. Si devono sostenere costi ed impegni sempre maggiori, autofinanziandosi. L'aggiornamento e la formazione professionale sono a carico esclusivo del professionista. Il welfare pubblico per il libero professionista è pressoché inesistente. Le partite IVA scontano un fisco vorace e inflessibile, anche di fronte a una grave malattia. E poi aliquote contributive alte, contributi dovuti all'INPS sganciati dall'effettivo reddito dell'artigiano e del commerciante. Ed è difficilissimo poi conciliare i tempi di lavoro con la famiglia. Le tutele rimangono scarse in caso di malattia e discontinuità occupazionale. Ora, questa proposta di legge rappresenta il primo passo verso l'obiettivo di colmare quel ritardo di tutele sociali e previdenziali e di conciliazione famiglia-lavoro. Si tratta di 15 articoli in cui si prevedono, tra le altre importanti, tutele previdenziali e assistenziali, per esempio l'esclusione dagli studi di settore per il periodo di durata della malattia, oppure la proroga del pagamento dei contributi previdenziali e la facoltà di rateizzarli, la proroga delle scadenze fiscali nei casi di malattia, oppure la sospensione delle rate del mutuo in caso di malattia e gravidanza, e ancora l'abolizione del minimo imponibile INPS per artigiani e commercianti. La legge contiene molti altri spunti interessanti. Vi invito a leggerla e a commentarla.